My uniquely tuned automotive psychic senses are telling me that there is an abandoned classic nearby. Or maybe I just heard a rumor. You know, either way. Welcome back, Alejandro. There was a rumor about a barn find that we haven't investigated yet. Would you like me to set a route there for you? E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Questo è il settimo episodio di Forza Horizon 3 e come avete notato abbiamo un gioiello dimenticato da andare a trovare, quindi vediamo un po'. Allora, imposta rotta più breve verso no. Allora, facciamo così. Perfetto, così almeno ce l'abbiamo già. Ok, allora mettiamo il segnale e possiamo. Vediamo quanto siamo distanti. Siamo abbastanza distanti, però va bene così. Andiamo con il nostro mostro di potenza. Sentite che spettacolo. Ok. Possiamo andare. Ecco, primo incidente, perfetto. Cosa qui? Un Ford Transit. Sicuramente lo prenderemo anche noi, un Ford Transit, da elaborare al massimo per farlo diventare una bestia. Magari non da 1000 cavalli come questa Charger, però vediamo se riusciamo a fare un bel Ford Transit da gara. Questo è un tram, Ford Transit. Ok, visto che è un po' di strada da fare, io direi che ci vediamo appena siamo arrivati alla località del gioiello dimenticato. Eccoci qui arrivati nella zona del gioiello dimenticato. Vediamo se riusciamo a trovarlo immediatamente o dobbiamo. A parte che qua stiamo distruggendo queste banane. Sembrano alberi di banane, ok. Stiamo facendo un po' di coltivazione abusiva. Vediamo un po', allora, di solito dovrebbero essere in qualche casolare, in qualche capanno, degli attrezzi, fumile. Vediamo, qua in fondo c'è una specie di costruzione, vediamo se possiamo trovarlo subito qui. Non credo che siamo così fortunati, però comunque, questa è una zona. Ok, non è qui, ne ho visto, mi sembra, un altro qua in fondo. Vediamo che cos'è questa roba qua. Questo sembra un bel granaio, una bella casa di campagna, però non mi sembra ci siano gioielli dimenticati. Possiamo andare ancora. Però noi avevamo. Non avevamo il. Eccolo qua. Modalità drone. Scusate, non avevo visto prima. This is Drone Cam. An entirely new angle on the Horizon Festival. C'è anche il turbo, perfetto. Vediamo un po'. Almeno si va un po' più veloci. Ok, mi sa tanto che è qui. Ok. Allora andiamo a vedere, ritorniamo all'auto, vediamo cosa ci dice. Allora, vediamo un attimo. Ecco, gioiello dimenticato, eccoci qui. Purtroppo pensavo me l'avesse già segnato di sua spontanea volontà, invece andiamo a trovare questo gioiello dimenticato, vediamo che cos'è, se riusciamo a riconoscerlo subito. Vediamo. Ready? I'm ready. We're ready. Sì, siamo prontissimi. Che bella! Oh, it's beautiful. Mamma mia. Well, I mean, you know, it's a bit covered in mud and slime and whatever. Una Ferrari Dino, ragazzi. Oh, boss, that is a Ferrari Dino under there. Che bella.
Let me get it back to the shop and cleaned up. Then you'll see what I'm talking about. Assolutamente sì. Bellissima. Ci metta anche tutto il tempo che vuole. Che tanto noi siamo qui ad aspettare lei. Sicuramente per questa auto bellissima. Ok, allora andiamo qui alla acrobazia sconosciuta. Andiamo a questa acrobazia sconosciuta, vediamo che cosa ci faranno fare. Comunque abbiamo trovato una Ferrari Dino, ragazzi, è una delle macchine più belle in assoluto. Attenzione qui agli alberi. Va bene, vogliamo bene. Eccoli qua. Li vogliamo tanto bene che li abbracciamo. Ok. Speed zone. Remember these? Keep that needle red light and maintain it through the zone. We'll track your average. Oh, you like that one? I'll get the data crew to designate some more roads for speed zones. Ok, hey, quindi era. I've identified another potential recruit for your lineup. Ok, va benissimo. Salve quel tale Ale. Quindi era una zona di velocità dove dobbiamo mantenere una velocità media, giustamente. Ok. Eh sì, io sono arrivato dall'altra parte, mi ha fatto arrivare dall'altra parte. Comunque, andiamo a vedere. Vabbè, ma dobbiamo andarla a sfidare di qui? Ancora ci dobbiamo spostare qua? No, no, grazie. Allora, qui abbiamo Hot Wheels, che andremo a vedere nella prossima puntata, perché ho visto che ce l'ha sbloccato. Io direi di andare al festival e aggiornare il festival, perché mi sembra che abbiamo un aggiornamento ancora. Vediamo che cosa ci fanno fare di nuovo. Ciao zio Davi, buongiorno. Il nostro clacson bellissimo. Non è vero. Attenzione. Attenzione, arriviamo con stile. No. Ci proviamo, dai, ci proviamo. Ok. Vediamo se ci fanno espandere il festival. Perché mi sembra che c'era un'espansione. Eccolo qua. What do you think of surfers? Pretty amazing. From the waves to the beach to the tarmac to the driver's seat and back again. Ma non l'avevo fatto l'altra volta. Mi sembra che allora non si era salvato. Eh sì. Allora, ci regalano un'auto. Mi sembra, perché no. Ce la danno scontata. Bene. Allora, M4 coupé, no. M6 coupé, no. M3 del 2005. Niente male come auto. La E63 AMG e la C63 AMG coupé Black Series. Sono tutte a trazione posteriore, giustamente. No, questa è 4WD. Io proverei questa solo per la trazione integrale, però mazza se costa questa qui. Esteticamente non è che mi piace più di tanto, eh. È proprio un po' un barcone, un po'. Questa è un po' più cattiva. Però ragazzi, 128.700 crediti è un furto. Ma sì, dai, facciamo la pazzia, 128.000 crediti. E ci prendiamo questa classe C. Vediamo che design ci consiglia. Io farei una cosa un po' poco seria, diciamo. Vediamo i colori che sono disponibili. Ecco, un bel giallone. Il vecchio giallo ginestra della Fiat, bellissimo. Colori speciali, vediamo un po'. Un verde così proprio un perlato.
Io direi legno. Legno è proprio... Però legno chiaro, legno medio magari. Dai, facciamo una cosa tamarrissima. Vai di legno medio. Sì, spendiamo 128.000 crediti, vai. Mamma mia, che cosa abbiamo combinato. Il primo di una lunga serie. Hai visitato l'autosalone e acquista la tua prima auto. Eh sì, perché le altre ce le hanno regalate, giustamente. Invece adesso no. Compratela, quella che costa di più. Maledetti. Però dai, fa la sua porca figura, ma proprio porca. Mamma mia, è bruttissimo. Accendiamo le luci, ma il cofano non si apre. No, solo le portiere. Beh, sicuramente è una bella macchina, eh. La C63 MG è una bella macchina. Però così l'abbiamo porcata proprio. Ah, kit carrozzeria predefiniti non ce ne sono. Potenziamenti... Io direi anche di no, perché comunque... Abbiamo già... Una macchina di livello A. Se no facciamo così. Potenziamento automatico. Ok, so you're not fussed about the ingredients, you just want the cake. Not a problem. You set a performance target, and I'll put together all the parts to get you there. Ok. Possiamo fare potenziamento automatico, lo facciamo arrivare ad A800, che è il massimo. Almeno abbiamo... Ah, con 2000 crediti, perfetto. Almeno abbiamo il massimo della categoria. E possiamo tranquillamente fare tutto. Autosalone. Allora, facciamo così. Io direi di salutarci qui con questo episodio, così almeno ve lo posso caricare magari anche un po' in fretta. E nel prossimo episodio andremo qui all'autosalone a vedere un po' di auto, che auto ci sono, ovviamente non tutte. E andremo a scoprire Hot Wheels e vediamo che cosa ci riserva questo DLC, che era già incluso nel pacchetto quando ho comprato il gioco. Quindi... Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video, condividetelo, lasciate un commento, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere anche la vostra soprattutto su quest'auto che abbiamo acquistato e deturpato con questa... però è bellissima, non è vero, questa colorazione legno. E ci vediamo ad un prossimo appuntamento con Forza Horizon 3. Un saluto a tutti da Asbrald.